La nuova saga di The Witcher continua a far parlare di sé. Dopo la sorpresa per l'annuncio di CD Projekt Red, che ha mostrato la prima immagine teaser, sono molte le speculazioni che stanno circolando in rete. Tra i dettagli più chiacchierati tiene banco proprio il nuovo medaglione mostrato dalla casa polacca. A chi appartiene? Quale scuola di Witcher rappresenta? E soprattutto, è un indizio sul nuovo protagonista della saga? Proviamo a fare il punto, ma prima vediamo quali sono i punti fermi sul progetto. La nuova saga di The Witcher sarà sviluppata ancora una volta da CD Projekt Red, sotto la direzione di Jason Slama. La software house polacca è in cerca di riscatto dopo i problemi avuti con Cyberpunk 2077, e tornare alla serie che l'ha lanciata nell'Olimpo dei videogiochi è probabilmente un buon modo per lasciarsi alle spalle le polemiche. Slama invece ha iniziato la sua carriera in Ubisoft, dove ha lavorato dal 2008 al 2014. Quindi è passato in CD Projekt, dove ha lavorato su The Witcher 3, Wild Hunt e su Gwent, di cui è diventato Game Director dal 2018. Sullo stesso tenore è anche la notizia che la serie rinuncerà al Red Engine proprietario per passare ad Unreal Engine 5, nell'ambito di una stretta partnership con Epic Games. Nonostante l'accordo tra le due compagnie, comunque, lo sviluppatore ha confermato che il nuovo The Witcher non sarà esclusiva di Epic Games Store né di altri negozi digitali. Possiamo dare per certe le versioni PC, PS5, Xbox Serie X ed S, mentre quella Switch potrebbe arrivare in cloud. Al momento, però, non c'è alcun annuncio ufficiale sulla questione. Non abbiamo alcun dettaglio nemmeno sulla storia. L'ipotesi più accreditata tra i fan è che il gioco prenda le mosse da uno dei finali di The Witcher 3 e che Ciri diventi finalmente la protagonista. La presunta conferma di questa teoria starebbe nell'immagine di accompagnamento dell'annuncio, che mette in primo piano un medaglione da Witcher con la testa di un felino. Il riferimento che viene subito in mente è che sia appartenuto a qualche esponente della Scuola del Gatto, fondata da Gazras di Leida, di cui si parla ampiamente in un evento dedicato di Gwent e di cui ci sono tracce anche in The Witcher 3. Nel gioco di ruolo cartaceo di The Witcher, la mitologia di questa scuola è ampiamente trattata, ma ci sono dettagli anche nei fumetti ispirati ai romanzi e accenni persino nei romanzi stessi. Nel settimo libro, La Signora del Lago, si riprende un medaglione della Scuola del Gatto dal corpo di Leo Bonhart, un cacciatore di taglie che ha un ruolo determinante negli ultimi libri della saga. Lo aveva strappato a un altro Witcher dopo averlo ucciso. Il medaglione del gatto di Ciri è ben visibile anche in The Witcher 3, dove però non ne viene spiegata l'origine. Ed è proprio qui che la teoria comincia a presentare alcune crepe. Il medaglione del gatto visto nell'ultimo episodio della trilogia di CD Projekt è molto diverso da quello mostrato nella nuova immagine. Analizzando quello del nuovo The Witcher più da vicino, appare chiaro che l'animale raffigurato sia sì un felino, ma con caratteristiche che fanno pensare in maniera quasi inequivocabile a una lince. C'è però un problema anche in questo ragionamento. Finora non si è mai parlato di una scuola della lince in nessun contenuto ufficiale di The Witcher. O meglio, non se ne è parlato nei contenuti pubblicati, ma all'interno del codice di The Witcher 3 la scuola della lince c'è come. Qui i pezzi di equipaggiamento della scuola del gatto sono designati come Lynx School Gear, segno che un qualche collegamento tra scuola della lince e scuola del gatto è nei piani di CD Projekt già da diversi anni. Cosa questo significhi nel concreto è però molto difficile da ipotizzare. La scuola della lince potrebbe essere una sottoscuola di quella del gatto, oppure potrebbe essere una scuola Witcher totalmente nuova, inventata da CD Projekt Red nel terzo capitolo e poi tenuta da parte fino ad oggi. Come insegnano altre scuole viste nei giochi, la casa polacca non si è mai fatta grossi problemi ad aggiungere contenuti e scuole non presenti nei libri. O ancora, quello mostrato potrebbe essere un medaglione particolare della scuola del gatto, creato ad hoc per un Witcher specifico, che magari potrebbe essere proprio Ciri. Ciò che è certo è che la storia della scuola della lince che circola in rete in queste ore non è un contenuto canon. L'idea che sia stata fondata da Lambert e Keira Metz dopo lo scioglimento della scuola del lupo arriva da una fanfiction. Pur non essendo impossibile che gli sviluppatori abbiano preso ispirazione dai contenuti in rete per creare la nuova lore, ad oggi non può essere usata come indizio sulla possibile trama della nuova saga. Voi che cosa ne pensate delle teorie intorno al nuovo capitolo? Quale potrebbe essere la nuova storia? Diteci la vostra nei commenti qui sotto e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su tutti i suoi canali, a cominciare ovviamente da YouTube, dove vi consigliamo anche di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi video come quelli qui accanto. Grazie e alla prossima!